la Cassa di Risparmio di Cento custodisce una prestigiosa collezione d'arte, messa insieme allo scopo di valorizzare le opere del Guercino e della sua scuola. Della raccolta fa parte lo sposalizio mistico di Santa Caterina alla presenza di San Carlo Borromeo, eseguito dal Guercino intorno al 1612. Si può leggere questa piccola tavola giovanile come un tenero brano di poesia. L'umana dolcezza del bambino, i delicatissimi fiori che ornano il capo di Santa Caterina, l'intrecciarsi delle loro mani nella sacra promessa. Importanti opere di Benedetto e Cesare Gennari, nipoti ed eredi del Guercino, impreziosiscono il salone d'onore di Palazzo Tavecchi Rusconi. Tra queste, l'Annunciazione eseguita da Benedetto durante il suo soggiorno in Inghilterra, dipinta per la cappella della regina Caterina di Braganza, la tela è una delle più rappresentative del lungo e vario percorso artistico di Benedetto. L'Orfeo che suona la viola, dipinto dal fratello Cesare, è stato commissionato dal gentiluomo bolognese Annibale Ranuzzi. Straordinariamente raffinato è il naturalismo con cui l'autore descrive la mano di Orfeo che regge l'archetto.